Spingere verso la raccolta differenziata, realizzare un'impiantistica ad impatto zero, lavorare affinché un sistema virtuoso dei rifiuti sia opportunità di lavoro. Sono questi gli obiettivi della Giunta regionale. Ad annunciarlo è il presidente Mario Oliverio nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Catanzaro. Spingere per alimentare la raccolta differenziata. Il nostro obiettivo è quello, in conformità alle direttive europee, di realizzare la percentuale del 65% entro il 2020 e naturalmente bisogna farlo facendo partire subito un percorso virtuoso. Il secondo capisaldo del piano è quello di realizzare una impiantistica moderna ad impatto zero, cui noi vogliamo tendere e cancellare le discariche dal nostro territorio. Quindi un terzo punto è quello di lavorare per che un sistema virtuoso dei rifiuti sia un fattore di crescita delle imprese, di una imprenditoria sana e di opportunità di lavoro. E a proposito della discarica di Casignana, il presidente Oliverio afferma: ho sorvolato sulla Casignana, su quella discarica, e dall'elicottero chiamato il responsabile del dipartimento per assumere un provvedimento di chiusura subito. L'obiettivo di Oliverio e della sua giunta è dunque discariche zero. Fino ad oggi il sistema dei rifiuti è stato al collasso e sono state utilizzate le emergenze per prendere decisioni di comodo. Questo non accadrà mai più. Chi non seguirà la mia politica, fin tanto che ci sono io, ha affermato il presidente Oliverio, andrà incontro a dure conseguenze anche legali, perché se la politica è discariche zero, vale per tutti. Anna Prete per l'ACI News 24.